Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo allenamento. Oggi vi propongo un allenamento cardio. Non ci serviranno attrezzi, quindi no pesi, no sedie, ma soltanto il nostro corpo. Andiamo subito a vedere il primo esercizio. Venite con me, ci posizioniamo all'inizio del nostro tappetino, braccia alte, scendo in squat, cammino, appoggio tutto il corpo a terra, quindi push up facilitato, torno. Sempre con le braccia alte, vai, siamo partite ragazze, vi voglio qui, plank, scendo, appoggia tutto il corpo, push up facilitato e torno, sempre ginocchia piegate, posizione di squat, braccia alte, scendo, spingo su, quando torno su torno in posizione di plank, un blocco unico, voglio essere un blocco unico con il corpo, quindi non spezzo il movimento. Non è questo, ok, ma questo. Torno indietro, piego le ginocchia, braccia alte. 3, 2, 1, stop. Mi porto al centro del tappetino, prossimo esercizio. Mani dietro la nuca. Gomiti ben aperti, quindi non mi chiudo. Spalle aperte, schiena dritta. Squat, jump. Mi concentro a rimanere bene con il petto aperto, le spalle dritte. Ogni volta che scendo non mi chiudo così, ma rimango qui. Mi aiuto con il respiro. 20 secondi. Dieci, ultimi, mani dietro alla nuca, se puoi incrocia le dita e stop. Mancano 10 secondi, ci prepariamo qui all'inizio del tappetino e ripetiamo nuovamente gli stessi due esercizi. Partiamo col primo, sempre braccia alte, piega le ginocchia, vai. E torno, braccia su e di nuovo scendo, appoggio, cammino, respiro, torno su. E cammino indietro, braccia alte, scendo di nuovo. Plank, petto e gambe a terra, su. E salgo, 15 secondi. E ancora, 5, 4, 3, fino alla fine. Stop. Qui al centro, torno su lentamente, mi preparo con mani incrociate dietro la nuca e vai con me, scendi, su, discesa sempre lenta. Palle bene aperte, respiro. Venti secondi. Butto fuori l'aria quando salto. Dieci, vai. Ultimi. Cinque, quattro, tre, due. Stop. We'll be right back.
10 secondi, ragazze, venite con me, ci prepariamo per l'ultima ripetizione di questo round. Braccia alte, partiamo in 2, 1, vai. Sappiamo già cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare. E torno. Ancora. Qui. Scendi. Sali. Torna. Plank. Scendi con tutto il corpo. Bene in tenuta su. Torna. Ancora 10 secondi alla fine. Vai. Ultimi 5, 4, 3, 2. E di nuovo qua in piedi. 15 secondi di recupero. E ripartiamo con i nostri squat jump. Braccia però in questo caso ben fisse dietro alla nuca. Un po' più difficile. Partiamo, vai. E scendo lenta, respiro. Respiro quando scendo, butto fuori l'aria quando salto. E ancora. Sono gli ultimi 15 secondi. Ben dritta con la schiena. Ancora. Ultimi 5, 4, 3 e ancora ultimo, stop. Questo super round saranno 5 esercizi da ripetere 3 volte. Di cosa avremo bisogno? Di un set di manubri, di pesi dai 3 ai 6 kg circa. Mi raccomando, vi voglio cariche perché sarà bello strong. Partiamo subito qua. Vieni, posizione di plank, hai 4 mountain climbers, 1, 2, 3, 4, jump avanti, su. Vai, parti con me. 1, 2, 3, 4 e su, scendo. 1, 2, 3, 4. Salta, spalle dritte, sali. Plank, 1, 2, 3, 4. Ginocchia bene al petto e su. Scendo, torno. 1, 2, 3, 4. Scendo bene. 15 secondi. 1, 2, 3, 4. E torno. 1, 2, 3, 4. Salta qua, sedere basso sempre, swing squat. Stop, recupero i miei due pesetti. Ho degli affondi indietro più alzate frontali, quindi sarà 1, cambio, 2, cambio. Partiamo. La gamba affonda indietro e tiro su, nello stesso tempo i pesi avanti. Mi raccomando, non voglio vedere i pesi troppo alti, quindi non è questo. Qua, blocco davanti al mio sguardo, cambio. Alterno le gambe.
ultimi 3, 2 e stop. Lascio a terra i miei pesi, mi porto qui, giù. Posizione di plank alta. Ho uno spider, uno con il gomito, cerco di raggiungere, scusate, col ginocchio cerco di raggiungere il gomito. Uno, due, commandos. Siamo partite ragazze, vai. Uno, due. Cambio braccio ogni volta che scendo. Spider, spider e di nuovo. Scendo bene, gomito, gomito. Mano a mano torno e di nuovo spider. Qui scendi. E cambio. Cerco di raggiungere bene, ragazzi, mi raccomando, il gomito con il ginocchio, quindi cerco anche di appoggiare. Uno, due. Ok. Ora recuperiamo un peso. Ci portiamo qui al centro, plie squat, gambe divaricate oltre all'altezza delle spalle, parto con le braccia alte, scendo e quando torno salto, porto giù il peso. Siamo partite, 1, 2, 3, apro bene, giù e torna, qui scendo. Abbasso, torno. Sguardo dritto. Ultimi 10 secondi, vai. 3, 2, ultimo. Ok. Lascio il peso. Ultimo esercizio di questo set, bello, bello croccante. Abbiamo uno squat più un jump squat, semplicissimo. Scendi, sali, scendi, jump. E di nuovo. Uno squat, squat, jump. E torno. Squat. Strizzo bene i glutei, scendi, dinamico jump, torna e di nuovo squat, squat, jump, vai, 15 secondi, scendo, strizzo bene i glutei e jump, spalle dritte, respiro bene, 3, 2, stop. Brutte notizie, mancano solo 10 secondi ragazze, quindi ci dobbiamo ripreparare a terra per ripetere da capo questi 5 esercizi pazzeschi, vai, 1, 2, 3, 4, 4 mountain, jump, su, non saltiamo, non è uno squat jump, torno, e qui, scendo, ben giù con i glutei, non questo, qui, 1, 2, 3, 4, jump, su, scendi, 1, 2, 3, 4, ancora 5 secondi e ci siamo, stop, recupero i miei pesetti, mi porto in piedi, cosa abbiamo? Ve lo ricordate? Affondi indietro più swing in avanti.
Respiro. Vai. Affonda. Torna. E calma. Respiro bene, mi coordino con il movimento, respiro movimento, vanno insieme, sguardo dritto e ancora. E 3, 2, ok, lascio giù i pesetti, mi preparo qua a terra. Spider plank più commandos, quindi scendo bene con i gomiti e alterno sempre la discesa. Vai, plank, 1, tocco bene, 2, scendo e ancora, cambio, qua, plank, 1, 2, mi blocco di nuovo, 1, 2, cambio, plank pulita, spider, 1, 2, scendo, plank, ultimi, ultima discesa, 1 e stop, ok, recupero un peso e di nuovo plié, squat più jump. Partiamo qua al centro, divarico bene le gambe, sali, scendi con il corpo, sali con le braccia, jump, porta giù il peso. Mi fermo almeno 1-2 secondi in questa posizione e torno. Manca poco, vai, ancora 15 secondi. Ultimi. E stop. Appoggio a terra. Uno squat più uno squat jump, recupera. Ci siamo, vai, squat, strizza bene il gluteo, scendi, jump, e ancora, su, respiro bene, jump. E di nuovo, 15 secondi, spalle dritte, jump dinamico, ultimi, 5, 3, 2 e riposa. Mancano 10 secondi, ragazze, ci prepariamo, vi do una buona notizia, questa è l'ultima ripetizione di questo super round. Mi preparo, 4 mountain, ce l'abbiamo, 1, 2, 3, 4, blocco, jump, spalle dritte, sali. E di nuovo.
Lo sappiamo, ce l'avete, sappiamo cosa dobbiamo fare. Non sto a ripetervi troppo in questa ripetizione tutti i dettagli, lo sapete, spalle dritte, torno in plank, sedere basso, ginocchia al petto. Ok, recupero i miei pesi, affondo indietro con swing in avanti delle braccia. Ce l'abbiamo, 3, 2, 1, partite, vai. Mi raccomando, non ve l'ho detto prima, non vi appoggiate a terra col ginocchio. Quindi affondo dietro, il ginocchio non tocca mai a terra. Oltretutto affondo bello ampio. Non voglio vedere mai questa cosa. Non sono avanti le spalle, ma perpendicolari al pavimento. Dieci. 5, ultimi, ok, appoggio a terra, posizione di plank, spider plank più commandos, sembrava un mimo, vai e partite, 1, 2, scendi, appoggia, vai, 1, 2, cambio braccio della discesa e ancora. Respiro bene, 20 secondi. Vai con calma, resisti. E sono gli ultimi 5, 4, 3, 2, stop, recupero un peso, plié, squat più jump. Mi posiziono qui al centro, gambe ben divaricate oltre l'altezza delle spalle, vai, scendi e porta sul peso, jump, chiudi, di nuovo. Respiro 20 secondi. E ancora, vai. 10. Ultimi. Scendo bene con i glutei. E stop. Ultimo esercizio. Appoggio il peso. Un jump. No, qual è un jump? Uno squat e uno squat jump. Ci siamo. 2, 1, qui, squat. Sali, strizza bene. Scendi di nuovo, jump. Qui, squat. Torna, strizza. Scendi bene, jump. Di nuovo. E ancora 20 secondi alla fine. Squat e jump. Ultimi. 5, 4, 3, 2 e stop. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you act like a douche, of course you will lose, yeah.
Ebbene ragazze, in questo round andremo a lavorare su tutta la parte addominale. Cosa ci servirà? Ci servirà soltanto un peso da 5 kg. Avremo 3 esercizi da ripetere per 3 volte. Vediamo subito il primo. Recupero il mio peso. Ho dei Russian twist con gambe alternate. Quindi ruoto, 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 ruoto spalle. Nel frattempo vado a fare la bicicletta con le gambe. Quindi 1, 2, siamo partite, venite con me. Questo è il movimento, quindi ruoto bene le spalle, peso in mano e nel frattempo piego e stendo in maniera alternata le gambe. È più facile a farsi che a dirsi, quindi credetemi, se mi state guardando lo capirete meglio. Non appoggio mai i piedi a terra. E stop, appoggio il mio peso, non mi serve più per i prossimi 2 esercizi, mi porto in piedi, mani dietro la nuca, 1, 2, 3, 4, jump, 1, 2, 3, 4, di nuovo, vai, siamo partite anche qua, jump, 1, 2, 3, 4, quando salto ruoto bene il bacino dalla parte opposta della direzione delle spalle, ok? 1, 2, 3, anche qua ruoto bene le spalle, se no non serve a niente. 2, 3, 4. Respiro. 1, 2, 3, 4, di nuovo 1. 2, 3, stop, andiamo a terra, semplicissimo, plank sui gomiti, plank jack, quindi in appoggio, apro, chiudo, 3, 2, 1, vai, con calma, non parto a fiamma, se no non riesco a tenere chiaramente il ritmo fino alla fine. Apri, chiudi, sguardo verso terra, respiro bene, tengo, e ancora 15 secondi, vai, non fare questo, non alzare i glutei, rimani bassa, qui, e stop. Secondi, ci prepariamo sul tappetino qui a terra col nostro peso in mano e di nuovo Russian twist con sforbiciate delle gambe. Quindi 1, 2, partite, vai, ruota bene le spalle, piego e stendo le gambe. Continua, 20 secondi, non cedere, non crollare, non ti appoggiare, né coi gomiti né con i piedi, sforbicia, vai. Ah. 5, 4, 3, 2, e stop. Lascio il mio peso
e mi porto in piedi con calma. Di nuovo, gomito ginocchio, 4 volte più 4 jump con rotazione del bacino, vai. 1, 2, ruota bene le spalle e anche lo sguardo. 1, 2, 3, 4. Uno, due, tre, quattro. Chiudi le gambe, vai. Uno, due, tre, quattro. Di nuovo. Ultimi 15 secondi. E chiudo. Apro. Ruota bene le spalle. Lavoriamo bene con il core in tenuta. E a terra, plank jack, qui, mi preparo, respiro bene, 3, 2, 1, qui ferma e vai, apro, chiudo, sguardo a terra, respira. Non mollare se ti serve, chiudi gli occhi, concentrati su qualcos'altro o sul respiro. Prova a rilassarti, ma non bloccare il movimento, vai. Ancora. Ti mancano solo 10 secondi, sono gli ultimi. Tieni, apri, chiudi, vai, continua. E ancora. 3, 2, 1, stop. Siamo ragazze, ultima ripetizione di questo round, recupero il mio peso e mi preparo per questi Russian twist mortali con questa variante delle gambe. Solleva e vai, mi coordino bene. Ruota bene le spalle, ruota anche lo sguardo, la testa insieme alle spalle e nel frattempo piego, stendo, gambe alternate, vai. E vai. Non crollare, non ti appoggiare, questo è l'ultimo. Ancora 10 secondi. Passato in fretta, eh? Ultimo. Vai, 5, 4, 3, 2, 1. Appoggia giù il peso che non ci serve più. Ci portiamo in piedi. Di nuovo, 4 e 4. Ci sei. Ruota bene, lavoriamo con questa parte, quindi con il core. Ruota, 1, 2, 3, 4. Non mi risparmio. 1, 2, 3, 4. Uno, due, tre, quattro. Di nuovo. 1, 2, 3. Solleva bene il ginocchio, vai. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Qui. 3. Di nuovo. Ultimi. Dai che ci siamo, siamo quasi alla fine. E... ok. Scendo. Mi riporto in plank sui gomiti e vado di plank jack. Dai che è l'ultimo, ultima ripetizione, ultimo esercizio dell'ultima ripetizione. Forza, in appoggio, mi preparo, siamo partite, vai.
apri, chiudi, respiro bene. E continuo, ancora. Non guardare dritto davanti a te, guarda verso terra tra i tuoi gomiti. Sedere basso, non salire. Tieni qua ancora 10. Ci sei. Ci siamo. 5, 4, 3, 2 e stop.